L'abito che quel povero Crispucci indossava da tempo immemorabile, nessuno riusciva più a considerarlo come una cosa soprammessa al suo corpo, una cosa che si potesse cambiare. Agli occhi di tutti, egli era ormai in quel suo abito, come un vecchio cane randagio nel suo pelame stinto e strappato. Per questa ragione l'avvocato Boccanera, suo principale, non aveva mai pensato di potergli regalare uno dei tanti suoi abiti smessi, ancora in buono stato. Così com'era, gli serviva a meraviglia. Scrivano e galoppino a 120 lire al mese. Quel giorno il signor avvocato Boccanera stava a tenergli un interminabile e amorevole discorso. Eh sì, vendere, vi conviene vendere, gioie, abiti mobili. Il grosso è nelle gioie, così a occhio dalla descrizione dell'inventario ci sarà da cavarne da 150 a 200 mila lire, forse di più. C'è anche un vezzo di perle. Quanto agli abiti, voi capite, non li potrà certo indossare la vostra figliuola. A questo punto Crispucci alzò una mano, segno che voleva parlare. Le rarissime volte che gli avveniva ne dava l'avviso così. E questo segno della mano era accompagnato da un'increspatura della faccia che esprimeva lo stento e la pena di tirar su la voce da quell'abisso di silenzio in cui la sua anima era da tanto tempo sprofondata. Potrei, disse, farmi ardito uno di questi anelli alla sua signora. Ma no, che dite, caro Crispucci? Scattò il signor avvocato. La mia signora, vi pare, uno di quegli anelli. Crispucci abbassò la mano. Dunque partite domani? Signor avvocato, rispose Crispucci, guardandolo come deciso a dire una cosa che gli faceva tremare il mento, ma s'arrestò. Lottò un pezzo per ricacciare indietro, nell'abisso di silenzio, quel che stava per dire. Alzò un poco le spalle, aprì un poco le braccia e andò via. Stava per dire, parto. Se Vossignoria accetta per la sua signora un anellino di questa mia eredità. Di là, gli altri scritturali dello studio, che da tre giorni si spassavano a torturarlo, punzecchiandolo con fredda ferocia, aveva promesso, digrignando i denti, a chi una veste di seta per la moglie, a chi un cappello con le piume per la figliola, a chi un manicotto per la fidanzata, magari. E qualche camicia fina, velata e ricamata, aperta davanti per tua sorella? Magari. Voleva che di quella eredità tutti con lui fossero insozzati. A casa non disse una parola, né alla madre né alla figliuola. Del resto non aveva mai ammesso da 16 anni, dal giorno della sciagura in poi, nessun discorso che non si riferisse ai bisogni momentanei della vita. Se l'una o l'altra accennava minimamente a qualche considerazione estranea a questi bisogni, si voltava a guardarle con tali occhi che subito la voce moriva loro sulle labbra. Il giorno appresso partì per Napoli, lasciandole non solo nell'incertezza più angosciosa sul conto di quell'eredità, ma anche in una grande costernazione se, Dio liberi, commettesse qualche grossa pazzia. Tutte e due di nascosto, al primo annunzio della morte, s'erano recate dal signor avvocato Boccanera, spaventate dalle furie con cui Crispucci aveva accolto la notizia di quell'eredità e lo avevano scongiurato a mani giunte di persuaderlo a non commettere le pazzie minacciate. Come sarebbe rimasta alla morte di lui quella povera figliuola, che non aveva avuto mai, mai un momento di bene da che era nata. Egli metteva in bilancia un'eredità di disonore e un'eredità d'orgoglio, d'orgoglio di una miseria onesta. Ma perché pesare con questa bilancia la fortuna che toccava la povera figliuola? Era stata messa al mondo senza volerlo, quella poverina, e finora con tante amarezze aveva scontato il disonore della madre. Doveva ora per giunta essere sacrificata anche all'orgoglio del padre? Durò un'eternità, 18 giorni, l'angoscia di questo dubbio. Neppure un rigo di lettera in quei 18 giorni. Finalmente, una sera, per la lunga scala erta e angusta, le due donne intesero un tramestio affannoso. Erano i facchini della stazione che portavano su, tra ceste e bauli, 11 pesanti colli. A piede la scala, Crispucci aspettò che i facchini andassero a deporre il carico nel suo appartamento al quarto piano. Li pagò e quando la scala ritornò quieta prese a salire adagio adagio. La madre e la figliuola lo attendevano trepidanti sul pianerottolo con l'uma in mano. Alla fine lo videro apparire a capochino con un cappello nuovo, verdastro, insaccato in un abito nuovo, peloso, color tabacco, comprato certo bell'effatto a Napoli in qualche magazzino popolare. I calzoni lunghi gli strascicavano oltre i tacchi delle scarpe pur nuove. La giacca gli sgonfiava da collo.
né l'una né l'altra delle due donne ardì di muovere una domanda. Quell'abito parlava da sé. Soltanto la figliuola, nel vederlo diretto alla sua stanza, prima che ne richiudesse l'uscio, gli chiese: «Hai cenato, papà?» Crispucci dalla soglia voltò la faccia e con una smorfia nuova di riso e una nuova voce rispose: «Wagon restaurant».